Primo giorno di riapertura oggi per il Museo Munda dell'Aquila, il Museo Nazionale d'Abruzzo, che da poco ha una sua autonomia speciale. Una giornata che apre con un segno di speranza e rilievo con corteo funebre stamane ha lasciato il Munda per raggiungere le scuderie del Quirinale per una mostra sotto gli occhi della restauratrice Giulia Vendittozzi. Il Munda intende anche partecipare alle attività che con gli altri grandi musei italiani il Ministero della Cultura sta intraprendendo. Per questo questa opera, che verrà esposta alle Scuderie del Quirinale a Roma, tra poco inaugurerà la mostra Tota Italia, proprio perché è un lavoro collegiale il nostro, del team del Munda, che mi auguro appunto verrà ringiovanito, no? Proprio con la prospettiva di una domani che potrà riprendere l'attività del Munda, un importante accordo del Ministero, di tutti gli istituti abruzzesi per il ritorno al castello, in programma il ritorno del Gonfalone, probabilmente prima esposto nella sede attuale qui a Borgo Rivera e poi eventualmente trasferito, tante iniziative, accordi con la Fondazione Maxi, noi siamo aperti in tutti i sensi direi, aspettiamo tante persone, i bambini. Durante la settimana il museo sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, ovviamente con rispetto delle distanze tra visitatori e con percorsi ben segnalati a terra. Le misure di sicurezza sono essenziali, montati da tempo diversi termoscanner per rilevare la temperatura e tutte le informazioni vengono annotate in un registro per avere una mappatura di coloro che visiteranno il museo. È un mondo che riparte, anche un turismo culturale che prova a recuperare terreno perduto, soffermandosi sulle bellezze aquilane. Per il fine settimana già ci sono delle prenotazioni, la gente ha voglia di respirare arte. Uno dei cruci rimane però la riapertura del castello, che ospita tra le altre cose il famoso mammut. Progetto condiviso con la soprintendenza, con il segretariato, con il direttore generale Massimo Sanna è quello di tornare appena una prima parte potrà essere restituita, il mammut e anche i percorsi rinascimentali della difesa che sono un unicum in Italia perché conservati in maniera strabiliante. Luoghi della memoria dove anche le carceri hanno ospitato grandi personaggi, ci sono racconti di uomini, di donne e il mammut certo è la nostra mascotte, è la mascotte del museo.